fare un cinepanettone? Rispondi tu. Beh, cercare una meta esotica. Una cosa è un caffè. Un caffè? Dai, forza, rapidi, che Babbo Natale passa una volta sola. Su. Jesus, un caffè, per favore. La cosa che dobbiamo fare è semplicissima. Tutti i personaggi che prima vedevamo con occhio critico per via delle loro malefatte diventano positivi. Ladri, tangentisti, corrotti, sono positivi. E René voleva fare un film che scandalizzasse, che indignasse. I protagonisti di Natale con la cassa saranno simpaticissimi bastardi italiani abbronzati e corrotti a cui piace mettere le mani sulle tette. Popi, 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 capito? Però noi le tette le dobbiamo pensare come l'utopia di Galeano. Che diceva il grande Edoardo Galeano? Diceva che l'utopia è come l'orizzonte. Tu fai due passi avanti, quello si allontana di due passi. Tu fai tre passi e quello si allontana di tre passi. Allora dice, a che cosa serve l'utopia? Serve a camminare. E allora, a che cosa servono le tette nel nostro film? A sbiettare, a incassare, a fare i soldi. Oh, tutte le cose che ha girato René, per carità, con amore. Piani sequenza, battute colte, ti serve a fanculo tutto, via, via, capito? Invece bisogna partire con... Ecco, io per esempio ho un incipit, potrebbe essere, cioè un pezzo di carta, scritto. Potrebbe essere, l'Italia è il paese che amo. Ammazza, Claudio. Cioè, sei veramente completo. Sì, 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 aspetta, aspetta, che sennò poi me... Allora, l'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Beh, è una proposta, poi, insomma, fate voi. Brutto bastardo riformista e puttaniere. Ora io vado dal primo che passa e... me lo trovo. Così imparerai a tradirmi. Franco? Vedo che hai un bellissimo attrezzo. Arturo, so papà. Mamma c'è? No. Vabbè, dia così a mamma. Dia che stiamo a girare una scena dove c'è sta uno che fa una scoreggia e mi è venuta in mente lei. Aspetta, dia anche che... Se avessimo visto insieme avremmo riso. Capito? Ciao, tu. Sarò. E qual è la cosa che ti piacerebbe fare di più adesso? Dimmi. Stop, buona!